benvenuti a Polis, l'appuntamento settimanale ricco di approfondimenti per quanto riguarda la politica, la cultura, l'economia. Noi siamo diventati il vostro punto di riferimento per quanto riguarda questi temi, temi sempre cari alla vita di tutti noi, perché noi andiamo a fondo, siamo come una lente di ingrandimento che fa il focus su quello che interessa di più ai cittadini e lo facciamo con ospiti autorevoli in studio che portiamo da vari settori. Oggi parleremo dell'economia, parleremo praticamente dei salari, di tutto quello che ci angustia in un certo senso. Parleremo anche delle nuove elezioni dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e nazionale. Vado subito a presentarvi i nostri ospiti in studio. Roberto Rossi, consigliere dell'Ordine regionale del Lazio. Fabio Desideri, presidente di Confimprese World, benvenuti, ben ritornati. Grazie. Ospiti graditi. Grazie. Ovviamente un saluto al nostro Peppino Vecchio, l'opinionista, e grazie per essere con me qui al nostro Luigi Piero Sambucini, grazie, grazie. Direttore. Peppino Vecchio, ledicolante, possiamo anche dire, vedo. Una mozione d'ordine, Emanuela. Qui vedo 4 orologi, tutti e 4 fatti oltre 200.000 euro come sì. Quel candidato? Gli orologi, andiamo ma Peppino avanti, salta fuori con questi argomenti incredibili che approfondiremo dopo. Allora, vi ricordo che comunque Polis è anche social, ci potete seguire, dare le vostre opinioni, fare commenti sulla pagina Facebook La Voce TV ed ovviamente riguardarci sul canale YouTube La Voce Televisione. Allora, Luigi, passiamo ai temi importanti della settimana, lavoro, crisi delle aziende, crisi anche delle piccole e medie imprese e l'usura. Allora, Federitaly, seguendo ad un report della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato di Mestre, rielabora i dati sul rischio usura nelle imprese e lo fa proprio sul tuo quotidiano, Luigi, vero? Allora, Carlo Verdone, presidente di questa rilevante associazione di imprese e professionisti, evidenzia come i dati resi noti dalla CGA di Mestre sulle aziende censite come insolventi nella centrale rischi della Banca d'Italia sono verosimilmente sottostimati. Per il presidente di Federitaly, infatti, si può ritenere che le imprese che saranno segnalate a fine settembre come insolventi purtroppo sono molto più alte, il numero molto più alto. Diciamo che CGA Mestre aveva valutato in 150.000. E invece sono 200.000 almeno, e sono tantissime. Quindi questo a causa ovviamente delle scadenze fiscali, dell'arrivo delle cartelle esattoriali, l'aggiornamento dei dati relativi nel mese precedente. Allora, numeri sicuramente apocalittici per il sistema Italia, vero Luigi? Assolutamente sì, noi abbiamo voluto chiedere. È una serie di piccole inchieste che stiamo facendo con il coordinatore 12, in cui poi la faremo magari anche con l'amico Desideri, con la sua associazione. Invece sulla situazione del Made in Italy e dell'export eccetera eccetera, e l'abbiamo fatto con Federitaly che ha un buon numero di associati e che in qualche maniera ci ha dato dei risultati che sono veramente molto preoccupanti, al netto di quello che si dice di questo paese, che la ripresa è piena, tutto va bene, poi lo vedremo pure sul lavoro. I numeri non sono questi, quelli che ci vengono Federitaly, come anche altre associazioni preoccupate che questo cappio che riguarda parliamo di 200.000 imprese, sono tantissime, diciamo 200.000 imprese, voi al fianco metterci pure i lavoratori che hanno queste imprese, quindi arriviamo a numeri incredibili. Quello che ci dice Federitaly è che il governo deve in tempi brevissimi pensare ad una diluizione più ampia possibile, più lunga possibile delle cartelle esattoriali, quindi con rateizzazioni veramente di lunga durata. Poi togliere naturalmente sanzioni e interessi e anche inserendo le rate scadute e non saldate della precedente rottamazione che invece in questo momento è rimasta esclusa. Altrimenti
se noi cominciamo a togliere dal sistema, no? Perché noi di fatto queste imprese stiamo togliendo dal sistema, queste imprese non solo non pagheranno le cartelle esattoriali, ma non avranno a fine mese, diciamo entro metà ottobre, non hanno più titolo per chiedere alcun tipo di finanziamento a qualsiasi tipo di banca, a qualsiasi tipo di confidi, perché rimarranno fuori. Sì, ma Luigi, siamo realisti, cioè tante di queste moriranno, tante di queste moriranno, questo è chiaro, ma oppure hanno un'alternativa, è quella di, la gran parte di queste aziende sono nel sud, nel mezzogiorno del paese, nella parte bassa anche della regione Lazio, parliamo della provincia di Latina, la provincia di Frosinone, in quelle aree lì, l'alternativa è rivolgersi agli specialisti dei finanziamenti sotto banco, che poi sono gli usurai. Ovviamente sono gli usurai, questo certo. E qui appunto vorrei sentire Roberto, Desideri, Peppino Vecchio, insomma. Roberto Rossi. Inizio io. Allora, quello che avete detto è, diciamo, tutto fondamentalmente giusto. C'è soltanto una precisazione che bisogna fare, perché col nuovo sistema, che riguarda tutta la parte europea, che riguarda tutto il sistema che sta cambiando, è scontato che le società vengono punite in maniera non severa, ma severissima. Assolutamente. Perché? Ma questo però ancora nessuno l'ha inquadrato molto bene o ha compreso il sistema. Il sistema verrà avanti da solo, e se tutto avrà una scadenza ben precisa, entro un anno ci sarà, secondo me, quasi una rivoluzione finanziaria. Perché dico questo? Perché non è che vengono colpite le aziende in virtù di che tu chiedi un micro prestito, un maxi prestito. Vieni punito in virtù di tutti i soci che sono appartenenti a quella società o a quella cooperativa o a quella SPA. Dunque basta che un socio abbia una sofferenza bancaria, ma sia dichiarato nell'azienda, dunque sia socio attivo dell'azienda, viene colpita l'azienda tutta. E dunque significa che se una società che va bene, va benissimo, ma come in tutte le buone famiglie ci può essere qualcuno che ha dei problemi o ha avuto dei problemi personali o in virtù di altre società, e dunque di conseguenza a catena, si ferma automaticamente il beneficio di avere un prestito. Significa distruggere, che ripeto, non è una cosa immediata domani mattina, perché nessuno ha pensato, non leggono la normativa, e dunque se non leggi la normativa poi pensi che è una cosa che non riguarderà te ma riguarderà altri, invece no, è una cosa che riguarderà comunque sia tutti, penso, anche dai piccoli, dalle società da 2 persone fino alle società da 1000 persone. E questa è una cosa che secondo me va discussa a livello governativo, perché non si può pensare che se io sono socio di un'azienda però voglio magari non partecipare più a un'altra, e nella situazione quell'altra azienda dove io sono socio va in sofferenza, io vado in sofferenza anche l'altra società dove sono segnato. È assurdo, è tutto inverosimile. È la classica situazione che purtroppo, come l'Europa pensa alla cioccolata, ai gelati, alla mortadella, purtroppo sul sistema bancario diventa più complesso l'argomento, e quando le persone non sanno bene dove mettere le mani o la testa escono fuori stinguacchi. Però sicuramente, adesso lo dico io che sono sicuramente un nulla del sistema, però sono sicuro che non c'è nessuno della finanza qua, se no credo. Non c'è nessuno della finanza, no. Però sono sicuro che a breve scadenza, quando verrà fuori il problema, allora se ne discuterà, spero, ampiamente, ma riguarda sicuramente il fattore delle piccole aziende. Dunque, oltre che essere martoriate dall'Agenzia delle Entrate, dalle riqualificazioni della roba scaduta, che è giustissima, dovrebbe essere fatta, non è stata citata, ci sarà anche questo problema qui. Questo è quello che vedo io nel futuro. Sentiamo Desideri. Corretto, questo è uno dei temi. Scusa Peppino, è uno dei temi antecedenti a queste cose che abbiamo detto, certo. Perché quello che dice Roberto è una normativa che l'Europa ci ha praticamente imposto, come peraltro ci ha imposto pure le lunghezze dei pesci, piuttosto che l'approvazione del Prosek croato, esatto.
A tutto svantaggio del nostro prosecco che ha. Vale, comunque andiamo. Però volevo due secondi per Roberto Rossi, membro dell'Ordine Giornalisti di Roma e del Lazio, naturalmente poi la categoria dovrà battere su questi temi, ma quello che dice Rossi, presidente a lei, ma abbiamo il presidente del Consiglio che è un famoso uomo di banca, tace su queste questioni, lui che ha ricordato Andreatta che è stato quello che ha distrutto la Banca d'Italia con Ciampi suo sodale. Cosa dice Draghi? Provocazione, ma chiaro. Il tema è reale, perché se parliamo di banche, Draghi sa tutto. Come si fa? E finisco qua, lui è come Brecht. È più deluttuoso aprire una banca o rapinare una banca? No, è sempre assolutamente bello ascoltare le provocazioni di Peppino. Però dovremmo cercare di stare, a mio parere, un pochettino ai fatti. Primo dato, non più di 4 giorni fa è stata data il report nazionale sullo sviluppo e sulla presenza delle aziende italiane nei mercati esteri. Si vede chiaramente dal report un trend di forte ripresa e di forte crescita per il know-how italiano, dei vari prodotti italiani e quant'altro. Quindi significa che la richiesta di italiano, tra virgolette, non inteso come lingua solamente, ma di Made in Italy, esatto, nel mondo è fortissima. E questo ringraziamo il Dio che si è verificato che c'è. Affianca a questa situazione, quindi ad un mercato che continua a crescere e a chiedere quello che sono le nostre valenze, ci troviamo di fronte ad un sistema economico nazionale che risente in maniera forte di una doppia forbice. Da un lato sono le limitazioni imposte dal sistema europeo al sistema bancario anche italiano, con le varie Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3 e via discorrendo. Dall'altra c'è un fatto che non bisogna sottostimare e che va valutato con attenzione. Durante il periodo del Covid, comunque, il Mediocredito centrale ha messo una serie di garanzie sul sistema delle imprese italiane per consentirgli di resistere. Poi ci sono stati i problemi, le difficoltà di accedere, tutto qua, però piano piano il sistema un minimo di ausilio l'ha dato. Oggi è chiaro che soltanto quel sistema, quell'ausilio non è più sufficiente, c'è la necessità di una programmazione più lunga, più finalizzata. Devo però dire che sono anche arrivate, adesso non voglio fare il filo governativo, non mi appartiene proprio, proprio per cultura, voglio dire, ma sono arrivate la prima parte, i 26 miliardi dei fondi comunitari per il PNRR. Oggi la grande partita, sia per le micro, piccole e medie imprese, sia per le grandi imprese, è il PNRR, l'attuazione del PNRR, tant'è che vedete che la politica, quella sì, fatica molto a trovare una sintesi per la cabina di regia che dovrà approvare le varie situazioni. Però nel PNRR... Vedi come ti sta girando intorno la domanda che gli ho fatto. Perché è diventato filo governativo? No, assolutamente no. Non ci crederebbe nessuno. Il PNRR in realtà crea delle condizioni infrastrutturali di investimento all'interno delle quali le aziende si debbono collocare. Ora però, anche perché insomma in una struttura di rappresentanza di aziende ci sono anch'io, un ruolo più o meno dignitoso, dipende dalle situazioni. Dico anche che le imprese italiane devono trovare la forza di iniziare a dire qualcosa di diverso, ed in particolare questo lo dico alle grandi organizzazioni, a partire da Confindustria, debbono cominciare a chiedere al sistema italiano delle scelte chiare, immediatamente fattibili, all'interno delle quali verificare l'operatività o meno del governo, e se questa operatività non c'è bisogna assumersi il coraggio di dirlo, perché un'altra opportunità come il PNRR non l'avremmo più. E sono i 200
20 e passa miliardi 29. Di euro che sono destinati all'Italia e che al momento sinceramente gli italiani non ci hanno capito tanto su questa storia qua, non sanno come arriveranno, a chi arriveranno. Non sono mai stati tanto chiari. No, comunque, non, c'è stata, non c'è stata tutta. Vabbè, porto. Comunque beh, questo è un altro. Però non è. Scusa, no, il, però non è proprio così. Ma non è nel voglio senso, fare populista, no, per no. Carità. Nel senso che molto probabilmente l'italiano che non segue questi temi perché è preso da altri problemi, forse nel dettaglio non ci è arrivato. Però va detto una cosa, che l'Italia per la prima volta ha dimostrato di essere, di rispettare i tempi, perché noi abbiamo rispettato i tempi della programmazione europea e ci hanno dato la prima tranche. Ora, se uno se si vivesse un po' questa realtà, si scoprirebbe che un dato di questo genere per l'Italia è assolutamente nuovo. No, no, quindi, perché in questo senso, no, meno male che c'è no, un governo che qualcosa sì, l'ha no, fatto. No, che no, andrebbero no. fatte altre cose, sono d'accordo. Però voglio ragionare sul discorso che ha fatto Peppino, che ha una provocazione talmente sottile che è però importante, perché il discorso che abbiamo fatto fino adesso, io nella parte iniziale ho citato un argomento importantissimo per la legge europea nei confronti delle aziende che tu citi. O è così o è pomì. Cioè, a questo punto, quello che dici tu è verissimo. È il sistema bancario, però, che fa il sistema bancario? Ha scelto e ha detto, di piccole e medie aziende ne abbiamo qualche milione? Sì. Nella grande industria e nella mega industria abbiamo 300.000 aziende? Sì. I soldi che arrivano, tu dici, un dato importante è che sono stati bravi, sono stati molto bravi a essere i primi per essere inseriti, perché si tratta di soldi. Vuoi scommettere che qualsiasi altra cosa era, noi non eravamo i primi? Perché è proprio un popolo un po' strano il nostro, no? Dunque noi hanno tutti capito che abbiamo bisogno di soldi, che siamo col debito pubblico a livelli mai... ma quasi del pianeta, cioè per una nazione che vuole rispettare il sesto e il settimo posto sta a livelli assurdi. Che succede? Che succede? Che quel sistema che io ho accennato all'inizio, e quando tu vedrai che col microcredito e medio credito verranno bloccate le aziende per quello che io ho detto nella parte introduttiva, quello che dice Peppe dopo come preoccupazione diventa che se non te li posso dare perché hai dei problemi, micro problemi magari, stupidi problemi, ma per la legge europea io non te li posso dare, automaticamente quei soldi vengono deviati a grandissime multinazionali, a grandissime imprese, ne cito una a caso per non fare nomi, la Fiat, oppure ne cito un'altra, anche la Fininvest, oppure ne cito un'altra, tanto per non fare nomi. Ma questo succederà, che dove non daranno i soldi ai piccolini che hanno quel bisogno massacrante, veramente, di economia e di prestito, perché non dico tanto di finanziamento a tempo indeterminato oppure non restituibile, no, no, proprio di ossigeno puro, per motivi e per paletti, perché la legge gli dà ragione, diranno tu non puoi accedere a questo credito. E queste grandi cifre che rimarranno bloccate devono passare per forza di cose a altri poteri. Ecco perché io dico il sistema bancario, e qui Giuseppe ha fatto la battuta e non ha torto purtroppo, perché se il denaro rimane fermo non produce, se gira produce, è tutto lì il trucco, è un trucco importante, è la legge delle 100.000 lire. Però visto che abbiamo il presidente di Comimprese World che conosciamo da lungo tempo, voglio dire, anzi in questi giorni pensavo proprio, lui è stato eletto al tempo del presidente Marrazzo e mi ricordo, caro Luigi, che il giorno delle elezioni di Marrazzo, il giorno delle votazioni, un grande amico, Antonio Nori, ci lasciò, ti ricordi? Certo, 4 aprile 2005. Presidente di Confesercenti. Domanda, mentre noi siamo qui in diretta, primo sciopero del gruppo Stellantis a Tessa Chieti, perché il francese vuol delocalizzare in Polonia la produzione dei veicoli industriali. Un altro personaggio che è il presidente di Mediaset, qui facciamo un conflitto di interessi perché Rossi è editore anche della Voce dei Cittadini, canale privato, ha deciso, ormai è stabilito, che porta la sede legale in Olanda. Quindi tu hai un personaggio
che ha preso danari a non finire dall'Italia, che è il leader della pubblicità, e oggi molti scrivono sui giornali, ma sulle TV private, non quelle di Roberto Rossi, non quelle degli altri suoi amici della Regione Lazio, c'è tanta pubblicità e noi perdemmo quel referendum e lui vuol diventare Presidente della Repubblica? Allora, il tema che noi poniamo, Presidente, da cittadini lavoratori, è quello che Luigi Sambucini, direttore di Oridogi, scrive molto fortemente sul suo quotidiano, e domani uscirà Usura, un cappio per 200.000. Che accade? Perché il tema è reale. O noi pensiamo di portare anche gli italiani allo stipendio dei polacchi o dei serbi? Perché questo è il tema. Quindi Draghi che fa? Questa, guarda, adesso mai veramente tirato fuori una battuta, la voglio fare, certo, anche se direttore, questa è veramente populista. I pesci devono essere lunghi, uguali per tutti, e gli stipendi invece devono essere diversi, o possono essere diversi, tra Italia e altri paesi. Questo non funziona. Noi ci stiamo accollando, perché questo poi è, nella sostanza è vero, ci stiamo accollando un flusso di migranti che ci arriva tutti i giorni, forse ci aiuterà un po' l'inverno perché non riusciranno a partire, ma ce lo stiamo prendendo noi e tanti paesi del nord Europa e del centro Europa rifiutano le quote, non vogliono assolutamente prenderseli. E questo mi pare come la questione del pesce lungo e dello stipendio diverso. Se l'Europa è così, è dura da spiegarla ai cittadini italiani, è veramente dura. Dovrebbe esserci pesi e misure insomma uguali, non diverse. Certo. Ma io ragiono un po', forse magari tante volte sono anche petulante. Ma dico questo, ma note, perché lui mi fa riscoprire poi degli argomenti. Hai parlato di Fabio quando era in politica, no? Certo. E dunque di conseguenza per me è una notizia triste questa che mi ha ricordato, perché quando Fabio era in politica, secondo me lui era uno deciso, come sta purtroppo decidendo adesso, e ha buttato anima veramente corpo nelle piccole e medie industrie, sta cercando di creare una cosa che gli altri secondo me se la sognano. E mi ricorda un periodo bruttissimo, e anche lui penso, no? Dove ha conosciuto i passati politici e diciamo è quasi un po' rimasto anche un po' schifato della politica, cosa che è stata fatta passare per un errore, per uno sbaglio, per un ritardo, per tante cose, e lui ha dovuto sacrificare il tutto, ma anche da gentiluomo, da gran signore, e poi ha capito che questo non era per adesso. Non sto parlando perché ti voglio difendere, no, sto dicendo, sì, raccontando una cosa che tu non la racconti, invece questa va detta. Ha capito che il sistema non era corretto e non era neanche, secondo me, giusto mettere insieme con certi personaggi. Ha preferito, diciamo, abbandonare, non completamente per fortuna, mediamente, un livello di media, il 50%. E io spero che lui rientra, perché veramente spero che rientra. Adesso si è giustamente messo di punta sulle piccole e medie aziende, tiene molto nel Made in Italy, vorrebbe esportarlo veramente in tutto il mondo e tutti dovrebbero sentire questa voglia, questa grinta, però adesso stiamo parlando purtroppo sempre di economia e finanza. E qui l'argomento lo deve dire lui, perché è lui che può dire meglio di noi tutti forse una realtà politica che non andava prima, non è andata dopo e non sta andando neanche adesso. E dunque poi, quando sarà comodo, lui rientrerà, spero, in politica, e io mi dedicherò anche a lui, non è che mi dirò niente. No, quello che voglio dire alle telespettatori che non hanno sviolinata di Roberto Rossi, membro dell'ordine dei giornalisti,
perché Desideri non vota per le nostre elezioni. Quindi non vota per no, loro. No, questa è vero, vero, precisazione anche questa è giusta. Fabio però poteva fare questo percorso, esatto. Anche quello perché devo dire che il giornalista era una di quelle professioni che mi sarebbe piaciuta, poi purtroppo vabbè, mai dire mai, mai dire mai. Mai dire mai, con San Buccini e Rossi puoi diventare siccome pubblicista. Ho compiuto 60 anni da qualche giorno, penso più volentieri alla pensione che ad un pensione quando la prendiamo. Ci arriviamo pure alle pensioni che ci stanno certe sorprese. No, però volevo finire, se mi è possibile, una parte che era interessante e che magari poi potremmo riprendere in un'altra occasione. C'è un dato. Allora, purtroppo il sistema produttivo italiano è diviso in due grandi parti e nessuno riesce a trovare fino adesso una sintesi, non ci sta riuscendo neanche Draghi. Le esigenze delle micro, piccole e medie imprese sono un ragionamento, le esigenze delle grandi aziende sono ragionamenti completamente diversi. Ma però Fabio, scusa, dobbiamo anche dire i numeri, un piccolo numero, le micro, piccole e medie imprese italiane sono il 98, circa il 98% del totale di tutte le imprese. È vero. Perché noi quando poi andiamo a parlare ai cittadini, sì, ma no, le microimprese, e loro vanno a guardare Fiat, no? Giusto, vanno sono quelli che poi acchiappano il grosso, no? Sì. Le piccole non ci riescono, come diceva Roberto Rossi, non ci riescono a prendere risorse. Comunque dai, scusami l'interruzione. Voglio però fare un ragionamento, perché dobbiamo avere anche la forza di guardare la realtà, anche se questa realtà di fatto non ci piace. È vero che le micro, piccole e medie imprese italiane, lo dice un uomo che è parte di questo sistema, sono la stragrande maggioranza del sistema produttivo italiano. È pur vero che per competere in un'area vasta che si chiama Europa devi trovare forme organizzative diverse da quelle che ti hanno accompagnato fino alle soglie del terzo millennio. E i primi a doverlo capire dovevano essere il sistema dei politici italiani, ma purtroppo su questi temi... È lì che bisogna lavorare. Esatto. Purtroppo gli uomini, la formazione, i personaggi veri. Ma non c'è. L'altra cosa su cui però dall'altro lato bisogna lavorare è un altro tema che in Italia è poco considerato, e cioè la formazione. Non è che tutti possono fare l'imprenditore nella vita. Imprenditore, dico io, si diventa, ahimè purtroppo, non si nasce, nel senso che attraverso una serie di condizioni tu arrivi a quella parte là. Oggi noi abbiamo un dato che è l'emblema dell'assurdità. Il mondo ci richiede a gran voce, il nostro export è arrivato a crescere quasi al 6%, e noi non abbiamo un sistema organizzativo a cui rispondere. Se voi pensate rispetto a questa situazione, a quali sono le esigenze per l'internazionalizzazione di un'impresa italiana, attenzione, internazionalizzare non significa delocalizzare, cioè internazionalizzare significa competere su mercati diversi da quello dove tu sei stanziale. Ecco, noi potremmo avere degli spazi di crescita che non finiscono mai, però abbiamo il difetto ancora italiano per alcuni aspetti, soprattutto nei genitori, il rapporto ai figli. Adesso lancio un'altra provocazione. Tutti auspichiamo e speriamo che i nostri figli vadano a lavorare dietro l'angolo di casa. Questa è una possibilità che non c'è. Le aziende per competere hanno bisogno di un'area vasta, hanno bisogno di importare capacità professionali. Io sono stato negli Emirati per ragioni di lavoro e ho visto che dentro le aziende che stanno facendo gli interventi più importanti ci sono tanti ragazzi italiani, neolaureati italiani, che, ai quali dici: ma tornerai in Italia quando hai finito? Non ci penso per niente, perché lo stipendio e quello che prendo qua non me lo dà nessuno. Ecco allora il concetto vero, cioè per far competere il sistema delle aziende micro, piccole e medie, il rapporto alle grandi nel contesto mondiale, bisogna scegliere di sostenerle. Io voglio ancora sperare che quello che c'è scritto nel PNRR che ho letto e nella fase di attuazione di alcune dinamiche, di alcuni ambiti importanti, ci sia uno spazio di sostegno alle piccole e medie imprese, anche perché se non c'è, il problema non è 200.000, diventa qualche milione, non so se mi spiego. Assolutamente. Assolutamente. Allora sì, passiamo invece ad un altro, sia
tema posto da Confcommercio. Una piccola riflessione su questo, perché poi ci fermiamo, credo, per la pubblicità. Facciamo esatto, un rapido giro sull'osservatorio di Confcommercio, che appunto ci rivela che c'è una lieve ripresa comunque dell'economia. Però ci può essere anche un freno dettato purtroppo dal caro bollette e dall'inflazione. Sono due temi davvero importanti che possono frenare invece la crescita economica anziché aiutarla ad andare avanti. Ecco, vorrei sentire proprio un breve commento da parte dei nostri ospiti, Roberto Rossi. Inflazione caro bollette. Questo era quello che in ogni modo doveva accadere, l'hanno già detto politici molto più importanti di me e pure anche esperti. Quello che non abbiamo pagato quando è successa la pandemia dovevamo prima o poi pagare. Dunque è un'illusione quella che, se vogliamo pensare che veramente ci sono stati aiuti a cascata o aiuti perché hanno fatto quello che potevano in un momento disastroso per tutto il mondo, e in Italia meno male che tutto viene apprezzato e non siamo come gli altri paesi che magari per la benzina scendono in piazza o creano scompenso. Noi siamo il popolo del tutto è possibile, dunque diciamo che non mi sconvolge il fatto poi specialmente sull'energia elettrica, una cosa che mi ha sempre dato fastidio, una cosa che ho sempre odiato, il caro bolletta, ma non perché è un bene primario. E io dico la verità, io vedo che l'Enel o tanti altri distributori fanno tantissima pubblicità. E si potrebbero tantissimi soldi che potrebbero essere risparmiati, hanno dei dopolavoro in maniera fantastica, hanno degli uffici in maniera esagerata, hanno edifici e beni immobiliari che non servono però che comprano, hanno tanto, e dunque nelle disgrazie della gente nessuno si accorge che la vecchietta non ha il riscaldamento, l'energia elettrica per riscaldarsi, e poi dei soldi vengono buttati e massacrati, perché poi alla fine molti di questi soldi fanno dei giri lunghissimi, vanno all'estero, poi rientrano. Però sono tutte cose che io magari dico che vorrei arrivare proprio al discorso popolare, perché a me interessa quello. Però sono costretto a aggiungere tutte queste cose perché? Perché è la verità. Perché è la verità, e io penso che chiunque voglia, perché la gente non sa che ci sono dopolavori eccellenti, che ci sono delle fasi di divertimento, ma da tutti quanti, dalla Corte dei Conti, alla Camera dei Deputati, al Senato, ci sono, tutti hanno il loro relax, tutti hanno dei benefit mostruosi, però non è che voglio fare come Stella, assolutamente no, voglio solamente dire... Il caro bolletta in questo momento, appena passato, niente ancora, perché secondo me possiamo ancora rischiare molto, è bruttissimo perché comunque sia i beni primari dovrebbero essere quasi concessi dallo Stato, specialmente per le pensioni anziane. E dunque questa cosa mi nervosisce, però in Italia non è la prima volta che succede, è passata con tutti i governi, noi siamo il popolo che accetta tutto. Ripeto, non scendiamo più in piazza, quasi mai in piazza, scendiamo per le stupidaggini in piazza, scendiamo per il Green Pass, scendiamo in piazza perché magari la cannabis, scendiamo in piazza perché... cioè, siamo il paese che non sa mettere nella classifica giusta le cose, ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. L'italiano non ci riesce proprio. Ci sentiamo desideri a proposito? Qui stiamo parlando di servizi principali. I servizi principali dipendono e derivano dall'uso delle cosiddette materie prime, delle risorse primarie, che come sapete purtroppo sono un tallone d'Achille del sistema italiano. Ora, il grande fallimento dell'Europa invece, secondo me, in questa fase, è proprio nella incapacità di aver saputo essere calmiere a livello mondiale per la crescita dei costi delle materie prime. Guardate un dato, tutti quelli che sono i componenti, diciamo così, miniaturizzati di ultimo livello delle automobili e quant'altro, non si trovano. Quindi la produzione è ferma. Stellantis, a cui prima l'amico Peppino faceva riferimento, è stata costretta a scendere dai 3 turni ai 2 turni, molto probabilmente la prossima settimana, se continua così. Andrà un turno soltanto. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà
In Italia e per alcuni aspetti in Europa si continua a fare ancora una battaglia di retroguardia, quando i veri ambiti su cui prestare attenzione sono quelli che definiscono le utilità per far funzionare il sistema produttivo. E su questo stiamo ancora a sentire ragionamenti come quelli, e qua stavolta la faccio io la provocazione, ragionamenti del tipo reddito di cittadinanza. Ci arriviamo. Peppino, allora Peppino. T'ho bloccato perché no, c'è. No, Peppino non mentre solo, fa tutte le sue no. cose, perché lui mentre fa la trasmissione cuce, sì, stira. Sì, fa. Però Roberto Rossi è il nostro amico presidente. Ehi. Vediamo dove questo apparare. Discorso che tu fai ormai da anni, perché ho citato 2005, sono passati quanti direttori? Lascia perdere, passa oltre, sono passati, punto. Allora, non è che oggi noi viviamo come nel Settecento, che le notizie arrivavano dopo dei mesi. Ormai sono 10 anni che esiste lo smartphone. Ci siamo quindi accorti, Peppino. Tutti questi ragionamenti il nostro paese e l'Europa non li ha messi in funzione per interessi di bottega. Tu vedi, e il direttore l'ha riportato molto bene su Ore 12, la querelle tra i sommergibili diesel e i sommergibili nucleari, tra quello che gli Stati Uniti di Biden insieme al suo sodale Johnson inglese e al l'Australia australiano vogliono derubricare la produzione in Europa per fare un sommergibile atomico che dovrebbe fare la guerra alla Cina. Beh, però non si parlava di energia atomica in quel senso, eh? No, si no, il sommergibile nucleare, ma non però, era un nucleare però di guerra, è un nucleare di potenza. Però mentre la propulsione, mentre il sommergibile è differente. Sì, però è doppia faccia, produzione di una modello che hanno solo gli americani, gli inglesi e i russi e i cinesi, ma mentre il sommergibile diesel non può arrivare in Cina, il sommergibile nucleare può girare per tutto il mondo, quindi è una modifica dello status dell'Australia, dell'Inghilterra. Ma ritorniamo alla domanda che lo riportano qui tutti quanti: la scuola e la produzione. Ora sono 20 anni che sappiamo tutti che servono i microchip, sono 20 anni che sappiamo tutti che la televisione, sempre per colpa di Berlusconi, siamo 20 anni dietro, si passerà all'MPEG 4 e a tutti i nuovi sistemi di comunicazione, e l'Italia è indietro per questo. Noi abbiamo intere zone dove ancora tu non puoi allacciarti alla rete. Ho capito, e però se noi continuiamo sempre a raccontare la storia come se venissimo da Marte, mentre Rossi sono anni che paga sulla sua pelle la ristrutturazione che come... Peppe, ci dobbiamo fermare. Ma, c'è pubblicità. La pubblicità. Mandiamo allora alcuni poi minuti di pubblicità, sì, e poi ritorniamo rigorosamente in diretta su Polis. Rimanete con noi, grazie. Preview. Sei pronta a rifare ordine? In casa? Ma no, finalmente dopo tanti rinvii ci saranno le elezioni per il rinnovo dell'ordine dei giornalisti e noi andremo a votare per i colleghi del gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0 per una rappresentanza unitaria di giornalisti, professionisti e pubblicisti. Trasparenza e legalità. È arrivato il momento di rifare ordine. Gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0. Sono Andrea. Nel 1990, da un'intuizione di mio padre, è nata la GAM. Ci occupiamo di dare nuova vita al passato, rinnovandolo e donandolo al futuro. Uniamo la passione per la storia alle più avanzate tecnologie ed a strumenti sofisticati. Digitalizziamo manoscritti, documenti, fotografie, disegni e quadri appartenenti a piccole o grandi collezioni, o semplicemente i tuoi ricordi.
studiamo con estrema attenzione ogni progetto, trattando sempre con particolare cura ed attenzione gli originali, indipendentemente dalle dimensioni e dal loro stato di conservazione. Elaboriamo, ottimizziamo e documentiamo immagini, oggetti e memorie, le vostre storie. Dedizione, professionalità, tradizione ed innovazione. Questo siamo noi. Sei pronta a rifare ordine? In casa? Ma no, finalmente dopo tanti rinvii ci saranno le elezioni per il rinnovo dell'ordine dei giornalisti e noi andremo a votare per i colleghi del gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0 per una rappresentanza unitaria di giornalisti, professionisti e pubblicisti. Trasparenza e legalità. È arrivato il momento di rifare ordine. Gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0. Ben ritornati a Polis, siamo rigorosamente in diretta. Ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che, essendo la TV dei cittadini, la voce dei cittadini, noi vogliamo ricevere commenti, opinioni, anche delle lamentele per quanto riguarda il sistema sulla nostra pagina Facebook e ci potete rivedere ovviamente sul canale YouTube La Voce Televisione. Ma ora cambiamo argomento e passiamo a parlare dell'elezione dell'Ordine dei giornalisti nazionale e del Lazio che si stanno avvicinando. E per la prima volta dopo più di 50 anni manca il punto di riferimento, quella persona che è sempre stato veramente la colonna portante dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, dei pubblicisti del Lazio, il nostro compianto Gino Falleri. A proposito, voglio chiedere a Roberto Rossi, che fa parte, che per più di 20 anni hai fatto parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e adesso fai parte del Consiglio regionale. È Gino che ti ha voluto con te. Sì. Per assegnarti quasi lo scettro di vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Quindi ecco, parlaci di questo nuovo gruppo che è stato formato a suo nome, Gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0. Allora, prima cosa ricordiamo tutti volentieri Gino Falleri, perché io lo chiamo Gino Falleri perché è sempre lui, è Luigi, però Gino era il suo nome preferito. E ricordiamo tutti perché penso che in questo studio tutti lo conoscevamo. È sicuramente il portatore di un cambiamento storico del, diciamo, del pubblicismo, che sarebbe poi rapportato ai freelance americani, e anche del professionismo, perché poi lui con la sua saggezza ha sempre dato una mano a tutte e due le fazioni, se vogliamo tra virgolette chiamarle fazioni. È la prima volta che si va al voto, anche perché dovevamo andare al voto un anno e mezzo prima, ma per i motivi che tutti sapete la pandemia ha bloccato, poi diciamo dopo la pandemia un po' di paura e dunque si è perso un anno e mezzo. E il discorso è uno soltanto: questo gruppo nasce dalla volontà di Gino, infatti si chiama Gruppo Gino Falleri. Poi, se avete fatto caso, c'è quel Giornalisti 2.0 che, diciamo, è sempre un circuito di Gino Falleri, però dove c'è stato un periodo dove c'è stato un cambiamento un po' voluto e anche, diciamo, polemizzato da parti giornalistiche, e dunque c'è stata una leggera separazione. C'è stata una leggera separazione che negli anni però abbiamo portato avanti sempre, il rispetto professionale, l'amicizia abbiamo mantenuto, e quando Gino, diciamo, è venuto a mancare, con il dispiacere di tutti noi, la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo incontrati io e Maurizio Pizzuto, che siamo stati sempre a fianco di Gino Falleri, e abbiamo deciso proprio in suo onore di riportare il gruppo compatto, unito, insieme, per avere una forza sempre più importante. Gino
voleva questo, era nel suo pensiero. E quando è venuto a mancare, io mi sono sentito in dovere, siamo riusciti con Pizzuto a farlo. E adesso affrontiamo anche questa tornata elettorale, che è la prima dopo 50 anni che Gino ha gestito in prima persona, dunque con tanta forza, coraggio, volontà. Proprio ha lasciato quando all'estremo delle forze l'hanno abbandonato. Però lo capisco e lo giustifico, perché lui fino all'ultimo ha voluto, ha creduto e ha cercato di portare questa sigla avanti nel mondo dell'editoria. E io lo seguirò in questo percorso con Maurizio Pizzuto, con gli altri colleghi, con Lozzi, ma addirittura anche con Manuela Biancospino, perché lei era una, diciamo, una coccolata da Gino Falleri. L'ha conosciuta tantissimi anni fa, l'ha accompagnata piano piano con noi, l'ha inserita molto bene. Certo, lei poi ha fatto la carriera della TV della Rai, poi ha fatto la carriera delle TV americane, straniere, però quello che adesso ci interessa è che anche lei è rientrata tra noi e sta facendo questo percorso con noi. Roberto, vorrei anche dirti, chiederti una cosa. Allora, gli scopi principali, qual è il programma indicativo del gruppo? Anche perché c'è uno slogan importante, che è quello di rifare ordine. Esatto, questo che sembra così in prima battuta una cosa un po' scherzosa, però è proprio il caso invece di fare ordine, perché è un ordine dei giornalisti che a livello sia nazionale che regionale prenderà situazioni e posizioni e cambiamenti importanti. È la prima volta che c'è una legge che non ha permesso di sviluppare bene il pubblicismo, diciamo la parte freelance, perché è stata bloccata. Anche perché stava in crescita esponenziale, dunque volutamente forse da una fascia di professionisti è stata voluta un po' tenere sottotono. Però siamo soddisfatti, perché comunque sia invece gli organi di Stato, la parte del governo ha capito, ha mantenuto e sta anche sostenendo. Quello che secondo me risulta strano è che gli editori forse non hanno compreso bene quanto sia importante il ruolo del pubblicismo e della parte dei freelance, perché sono poi l'anima di tutti i giornali e di tutte le TV. Cioè, se non c'è chi fa cucina, nessuna cosa si può portare avanti. Il giornalista di cucina è quello forse più importante, perché ha dei compiti e dei doveri che stanno sempre dietro a tutti. E però poi permettono al giornale di essere sempre puntuale, oppure alle TV di essere puntuale negli orari, e hanno un forte potere all'interno dell'informazione. Io spero e mi auguro che questo gruppo Gino Falleri, Giornalisti 2.0, prenda veramente ancora più di quello che ha fatto Gino, perché voglio dedicare proprio una vittoria strepitosa e una vittoria, diciamo, che riguarda anche Gino. Perché questa è la prima volta senza di lui, ma secondo me Maurizio Pizzuto è in mezzo a noi. Lui è in mezzo a noi e aspetta soltanto il risultato finale. Assolutamente, anzi vorrei anche un commento da parte dei colleghi, di Peppino, di Luigi, quanto è importante avere nell'ordine un punto di riferimento, un gruppo che vuol farsi veramente Ma voce dei giornalisti. soltanto il nome di un galantuomo, di un personaggio che ha segnato la storia non soltanto del pubblicismo, ma dell'intera categoria. Poi è evidente che lui aveva un'attenzione particolare per i pubblicisti, che peraltro erano i più maltrattati, no? E quindi cercava sempre di mettersi a disposizione. Se, Lui non era c'è sempre a mai stata disposizione, una assolutamente. volta che Falleri, anche quando era in qualche riunione, non mi ha risposto al telefono, magari mi ha C'era detto sempre. ti richiamo tra 5 minuti, e dopo 5 minuti arrivava la telefonata. Si è speso sempre anima e corpo per questa nostra categoria. In ufficio era sempre un punto di riferimento, e credo che sia stato un punto di riferimento per tutti. E diciamo Il che, fatto. scusa se ti interrompo, quello Sì. che dici tu sai perché è importantissimo? Perché l'ordine serve proprio a questo, ad aggregare. Bravo, Perché esatto. diciamo tutti noi, tra colleghi, tra non colleghi, magari addetti ai lavori, non c'è più aggregamento e uno all'ordine si sente quasi un estraneo. Sì. I telefoni secondo me sono abbastanza in difficoltà, forse per sistemi un po' vetusti, ma la logica è proprio quella che dicevi tu. Lui cercava in tutte le maniere l'aggregamento e invece è successo completamente l'opposto con la sua mancanza. Si sta creando un sistema che favorisce i gruppi e questa cosa a me dà fastidio, dispiace, io insisto, insisterò, voglio proprio creare questo che dicevi tu. Non è mai stato
Falleri, mai stato Falleri un elemento divisivo. Anzi, mai. Lui ha sempre in aggregato. Senso assoluto non lo è mai stato. Anzi, erano gli altri che cercavano di farlo passare per quello che non era, ma non ci sono mai riusciti. Non ci sono mai riusciti, in effetti è rimasto per più di 50 anni, quindi questo è una prova evidente. Non ne conosce anche qualcuno, ci sono millantatori che dicono che Gino di qua, di là, guardate, e onestamente dico soltanto una cosa, i veri amici di Gino non erano gli amici quelli così con la minuscola, erano amici con la maiuscola, e gran parte degli amici di Gino non hanno mai approfittato di Gino. Io ultimamente ho conosciuto, ultimamente da quando lui è morto, tantissima gente, ma già alla fine quando lui era vivo, che ha voluto per forza pian piano proprio rubare tra virgolette la sua forza, e meno male che non ci sono riusciti, lo dico a cuor sereno. Peppino, diciamo, ricordare il presidente Gino Falleri e ti viene il groppo alla gola, e lo so naturalmente, proprio come hai detto tu Roberto e tu Luigi, che al suo figura... peraltro io ricordo benissimo che al suo funerale tu sei stato uno dei testimoni, cioè di coloro che hanno preso la parola in chiesa per ricordarlo. Ma diciamo che era una figura d'altri tempi, però proiettata nel futuro, cioè quello che manca alla classe politica attuale. E non è così, perché vedi presidente Fabio Desideri, Gino Falleri, uomo di antico lignaggio, però è stato il primo a usare lo smartphone, è stato il primo a capire il ruolo e la funzione dei nuovi media, è stato il primo, e non era più giovanissimo, ad andare in Cina, e ci disse già... Tu pensa che io lo chiamai e mi rispose dalla Cina, dove era andato a vedere quel mondo che tutti rappresentano ma che nessuno conosce. È andato in Cina e quando è tornato e non aveva bisogno, disse: signori, quello è un mondo che fra qualche anno detterà legge al mondo. Ma è l'uomo che si è speso perché il settimanale Giornalisti Europei, da lui ideato, portato avanti prima con Roberto Rossi come editore, adesso è il figlio che fa il figlio di Giornalisti Europei, ha sempre dato un'indicazione di innovazione. Posso, Peppino, dirti un ricordo di Gino che ho vissuto in prima persona, quando ci fu il passaggio dalla macchina da scrivere al computer, e lui lo incontrammo in redazione, Gino girava in redazione, cioè non è che aspettava, lui andava a incontrare i direttori, i cronisti, i giornalisti, i collaboratori, gli piaceva questo rapporto con tutti. Bene, in questo incontro io gli dissi: presidente, ma mo adesso qui addio macchine da scrivere, arrivano i computer. E lui mi disse: e che c'ho? Sei iscritto con la macchina da scrivere? E mo scrivi con il computer. Eppure era avanti per grande, i suoi tempi, lui. Comunque sì. Proprio sempre stato un visionario. E io dico una ancora peggio della tua, nel senso che tra virgolette, perché io ogni tanto presentavo a Gino qualche new entry, sì, e dunque certo, presentavo anche delle belle ragazze, e delle persone che magari avevano fatto delle cose nella vita che facevano parte del mondo dello spettacolo, del cinema. E quando tutti si scatenavano e dicevano: ah, ma che possiamo far entrare una ragazza magari che ha fatto un film un po' così, Gino diceva: ma no, guarda che è veramente una bella ragazza, dunque merita. Quando lui diceva questo, tutti quei contestatori erano assistiti con una semplice battuta. Lui faceva la battuta e diceva: ma guarda che è molto, molto carina, molto espressiva. A Manuela non so quanti complimenti gli ha fatto, ma era proprio nella sua indole. La donna veniva prima di tutti. E dunque grande rispetto per le donne, l'ha sempre avuto, e sicuramente aveva questo carattere che non permetteva ai furbetti di quartiere di farla franca. Io saluto anche Rossana, che è la moglie, sì, un grande saluto di cuore, e anche da parte di Manuela, che la conosce benissimo. Rossana è una donna, una grandissima donna, che va il merito di aver sopportato Gino, e questo lo dico con lei, mi sta capendo quello che dico, perché Gino era penso una corazzata, se uno vuole raccontare Gino, era una corazzata
perché lui irrompeva nel sistema, lui inventava, realizzava, come ha citato Gino, prima di morire proprio ha fatto il giornale, ha fondato il giornale insieme anche con Manuela Sì, giornalisti Biancospino, europei. giornalisti europei, e che era contento soltanto nel momento in cui vedeva il prodotto realizzato, rispettava tantissimo le piccole realtà. Lui nel mondo giornalistico per lui era uguale, il Corriere della Sera era uguale, il piccolo giornale di quartiere, basta che era una realtà che dava forza a questo lavoro, a questo mestiere. Io Dunque, mi dispiace che suggerirei. ti ho interrotto, tu No, ma ci mancherebbe, voglio dire, finisci tu che sei un no, saggio. mille ce ne sono di aneddoti di raccontare. E io voglio ricordare proprio quello che voi avete accennato, quella sua grande intuizione, oltre che capire la modernità e anticiparla, anche quel suo afflato per cercare di non fare un consociativismo al basso, ma capire le diverse realtà e cercarle di farle compenetrare, perché erano mondi diversi. Ricordiamo la sua segretaria aggiunta della Federazione della Stampa, il suo spendersi per la difesa dei posti di lavoro, ma in senso di prospettiva di crescita, non di prendere lo stipendio. E infatti su questo il gruppo Gino Falleri ha fatto una bella dichiarazione sulla RAI in appoggio alla Canà. Prego, Roberto Bravo, Rossi. bravo. No, chiudo soltanto dicendo che comunque sia Gino ha dato veramente la scossa giusta a una situazione che stava diciamo in fermo, perché l'ordine dei giornalisti purtroppo ogni tanto escono anche grandi firme dall'ordine, si dimettono dei personaggi importanti. Io il mio futuro in questa situazione, che spero di essere rieletto, vorrei portare avanti proprio questo, una riconciliazione anche con le grandi firme, con i grandi nomi, perché non è giusto che per un sistema errato, forse ognuno si deve prendere le responsabilità, dunque non possiamo dire sempre colpa degli altri, possiamo anche dire qualche volta che è colpa nostra. Allora io vorrei che tutti i grandi nomi, le grandi firme che hanno lasciato l'ordine si riaffacciassero una volta che verranno definite le nuove linee e i nomi nuovi del comando, delle tra virgolette posizioni politiche, perché non voglio che... Sai tu, Gino, era uno che ha sempre rispettato destra, sinistra e centro, e tu sei testimone, però voleva il rispetto, dava rispetto e voleva rispetto. E questo vorrei anche io. E fare un ordine nuovo, come diceva Manuela, com'è il titolo, il nostro slogan, Rifare rifare ordine. ordine. A breve sicuramente usciranno anche le nostre liste, già sono uscite tantissime liste, e dove saranno tutti candidati molto apprezzabili. Io farò sicuramente il tifo e cercherò di rendere la mia inattaccabile, una fortezza fatta di nomi competenti, seri, tra cui ci sarà forse, spero, mi auguro di convincere Manuela Biancospino a entrare con noi e dunque essere candidata. Per le quote rosa deve E apposta entrare, io, parità di però genere, parità di convincere genere. Manuela Biancospino non è facile, Lo so. dunque io però voglio che lei con tanto coraggio alla fine si arrenda e che partecipa con noi a questa grande, dura battaglia, che è una cosa che secondo me interesserà tutti gli addetti ai lavori. Posso chiudere Roberto, ti ringrazio per con questa questo. riflessione, perché sempre ricordando il presidente Gino Falleri, lui aveva già visto in tempi non sospetti, essendo di lunga data, quello che sarebbe accaduto alla categoria e a tutte le realtà della categoria con appunto le nuove tecnologie, con il nuovo mondo, con i nuovi padroni del mondo editoriale, che, come ho detto in un'altra trasmissione, Repubblica ha detto a molti dei suoi dipendenti: adesso non siete più dipendenti del gruppo editoriale, ma diventate a partita IVA. Lui Partita questo IVA. aveva previsto la crisi che sarebbe accaduta nell'Impregis, nella Casa Editrice e quant'altro, proprio perché cambiava il modello di produzione. Lui voleva che il sindacato dei giornalisti, che il gruppo capisse le trasformazioni e non si arroccasse in quella difesa dei vecchi privilegi, perché le grandi firme non ci sono più, gli editori sono diventati quello che tutti conosciamo, fanno affari e non editoria. A Roma abbiamo il grande Caltagirone che vuole insieme a Luxottica, naturalmente gli interessa di prendere generali,
ma non gli interessa di difendere. È una bella battaglia comunque. No, ma quello che dice Giuseppe, che prima lui ha citato, un bel diciamo aneddoto che ha detto, è quello proprio della Cina, perché lui è andato in Cina proprio con lo scopo di capire, non il sistema più moderno, dunque poteva andare benissimo negli Stati Uniti, poteva andare benissimo in tante parti del mondo dove il giornalismo, no, è voluto andare proprio nel posto in cui forse aveva compreso che essendoci la dittatura poteva essere a rischio, no? Poteva essere per capire il futuro. Dunque sono stato anche insieme con lui, siamo stati in Corea insieme, siamo stati in Cina insieme e abbiamo approfondito tanto il sistema, siamo stati accolti anche con molto piacere e lui nonostante i suoi 89-88 anni si difendeva alla grande nel senso che dialogava molto con tutti, tutte le parti politiche, anche quelle della dittatura, che abbiamo girato posti nel mondo dove c'erano ancora dittature, e addirittura col suo inglese, e questa è una cosa che io forse mi pento di non aver studiato con lui, perché nel suo inglese magari un po' strano, però riusciva a dialogare con tutti, e questa è una cosa che invece io ho trascurato purtroppo. E la devi riprendere. Hai sempre il tempo, ma Gino ha scelto i voglio, momenti più impensati per fare le cose. L'altro punto che dobbiamo affrontare, che Rossi dovrà portare come suo, è questo. Intanto ricordiamo che mentre vi parliamo sono 2 anni e 6 mesi che il presidente Gino Falleri ci ha lasciato. In questo, ci vedete in replica in diretta, ma in questo mese triste sono 2 anni e 6 mesi. Il ruolo che Gino Falleri vi ha portato in Europa. Bravissimo. Sì. È stato il primo che ha avuto l'idea, il primo che ha messo il giornale a disposizione e poi è stato copiato anche in maniera magari ridicola, maccheronica, però tanto non ci spaventiamo di nessuno. La cosa che dico è che questo grande gruppo, magari concludo perché poi è logico che però questo frangente andava dedicato. Dedicheremo però Rossi una puntata, secondo sì, me. Per, ma noi abbiamo fatto che, secondo me, se noi vediamo amici e veramente, e se questo lo faremo proprio in virtù se le cose vanno bene, faremo una puntata tutta dedicata a Gino Falleri perché osserveremo il sistema magari, a 360 magari anni. Con tutta una serie di testimonianze, esatto, una presso all'altra, no? È proprio il suo onore, ma anche per la categoria è importante. Adesso sai cosa? Su YouTube ti mando una delle interviste che ho fatto al presidente che tu puoi mandare sulla voce TV dei cittadini. Una di quelle che col presidente informare per formare, non per coartare la mentalità del giornalista o del cittadino, ma dare l'informazione, e qui poi mi taccio, l'abbiamo vissuta con, perché sono tanti anni, cosa diceva il presidente Gino Falleri? Scrivete, fatevi pezzettini di carta sì. Prima di parlare documentatevi, te lo ricordi queste... Assolutamente. Sì. E voglio spezzare una lancia, e proprio come prima Manuela ancora bisogna convincerla, invece c'è già chi ha aderito e dunque la parte importante e il peso più importante forse se l'è caricato anche Maurizio Pizzuto, che diciamo ne ha superate di tutte di più, sta cercando di lottare contro sempre o villantatori o invidiosi. Maurizio Pizzuto è un giornalista serio che io conosco da 40 anni e che sicuramente si è preso addosso la responsabilità dei professionisti, e dunque lui, posso anticipare anche i nomi delle liste, sarà il capolista dell'ordine regionale per quanto riguarda i professionisti, e ci saranno anche altri nomi, però preferisco Maurizio, da Maurizio Pizzuto sono autorizzato, dagli altri voglio aspettare le autorizzazioni, anche altri nomi illustri della RAI e di grandi giornali che saranno in lista con noi. Io mi candido insieme con lui nella stessa lista come pubblicista e siamo io e Lozzi, e diciamo siamo adesso tra virgolette cercando di, non so quanto chiederà, quanto, perché qui come giocatori e allora se riusciamo a convincere la Biancospino è una quota rosa che magari veramente fa piacere a tutti, anche penso alla moglie di Gino, perché Rossana conoscendola bene sa benissimo che lei è un personaggio che serve al gruppo, perché prima cosa perché è esperta tantissimo di TV private, di TV nazionali, di TV internazionali, e poi lei ha un grande passato di lavoro all'estero che può essere utile al gruppo, e poi perché parla 4 lingue, sembra diciamo una biondina così sbarazzina, ma parla anche 4 lingue. Roberto, ti ringrazio e vogliamo tantissimo. Anche essere aiutati dalla sorella della Biancospino che si chiama Grazia, perché la Grazia sta in Sudafrica, è molto brava
è una donna molto efficace e efficiente, dunque lei sarà molto utile al gruppo Gino Fallari, secondo me. Allora, per finire, No, no, finito, no. Gino Ha Fallari, accettato. uomo No, no, d'altri ancora. tempi. Però la lista, il titolo, il nome, lo slogan. No, abbiamo messo proprio quel gruppo nome di Gino Gino Fallari, Gruppo Gino Fallari, giornalisti 2.0. Poi Perfetto. Maurizio dalla regia si è portato il logo proprio perché il gruppo l'abbiamo deciso di chiamarlo proprio Gino Falleri, giornalisti 2.0. Il 2.0 nasce da un gruppo che è nato già parecchi Eccolo anni fa. lì, ce l'abbiamo sopra, vedi? Se no saremo a 4.0 adesso, però fa piacere che rimane la storia. Dunque, siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario e qualsiasi difficoltà, non ci spaventa nessuno. Voglio concludere solamente una considerazione su Gino, quindi uomo d'altri tempi proprio per la sua formazione, per la cultura, ma per il modo che aveva proprio di atteggiarsi, di proporsi con la gente, ed era straordinario. E poi avanti con i tempi, come ha detto Peppino, proprio per il fatto che lui aveva già intuito le difficoltà che la categoria andava ad affrontare ed ha agito in questo senso. Allora, io ricordo a chi ci segue quando saranno le votazioni, che saranno Brava. il 20 ed il 21 di ottobre online, e noi vi daremo poi tutte le informazioni per come appunto svolgere il voto via internet dalle 10 alle 20, ed il 24 invece sarà in presenza dalle 10 alle E lì 18. ci rincontreremo E tutti in lì ci persona perché rincontreremo. festeggiamo Gino. Esattamente. Ricordate a tutti la PEC, ma ricordate anche che Confimprese Italia ha messo a disposizione, grazie a Luigi Sambucini, le sue sedi per votare online. Quindi ci hanno. Frosinone, Latina, Latina, Allora, Frosinone, Viterbo Viterbo e e Cassino. Cassino. E questa è una cosa importante perché ci sono anche molti colleghi che non sono nella Beh, ma condizione fisica, ma non di fare chilometri la sera, dunque sarebbe carino se, e quello il gesto che ha fatto Luigi è importantissimo, che questa gente possa votare nelle province di appartenenza e dunque dare ancora più forza a questo gruppo. Allora Luigi, penso che abbiamo finito, non abbiamo Abbiamo più finito, non tempo abbiamo più tempo, avevamo tanti altri argomenti, per... Li ce affronteremo li riserviamo per venerdì per venerdì prossimo. No, prossimo. però, no, non possiamo non chiudere con possiamo... questo argomento, perché Gino avrebbe detto subito, ma desideri, che lui ha conosciuto anche Sì, Gino, e assolutamente diciamo, ha fatto la parte un po' finale. sì. Assolutamente sì, No, quando... perché deve parlare lui di No, Gino, no, no. perché il finale della Corretto. trasmissione deve essere dedicato all'argomento che avete preso. E dunque mi sembra Sì, ma giusto. è una... Io lo provoco al presidente Fabio Desideri perché sempre sul costo delle bollette, la transizione energetica, i costi fissi, il gioco che fanno i gestori, ti faccio pagare poco per 4 mesi, poi i prezzi salgono, al di là del cittadino singolo e privato, le aziende. Ma notizia di questi giorni che le partecipate come le italiane, Eni e Enel non fanno eccezioni. Eni ha annunciato che con i profitti del rialzo dei prezzi del petrolio ricomprerà buyback, lo diciamo per chi sa leggere e sa scrivere, le sue azioni per 400 milioni in modo da rimpinguare i già mostruosi stipendi dei manager pagati in stock option. E anche l'Enel. Quindi noi ritorniamo a quel tema, ci vuole la rivoluzione. Ci vuole un impegno sociale, come ha detto Roberto Rossi, perché qui, mentre la crisi avanza, i ricchi sono sempre più ricchi. E lo ricordo, Berlusconi ha portato la sede legale in Olanda delle sue aziende e vorrebbe diventare presidente della Repubblica Italiana. Qui c'è un cortocircuito. Draghi, che fa? Uomo di banca che conosce tutti questi meccanismi. Ma l'ha riportato anche in maniera chiara, ore 12, eccolo qua. Poi sullo smart working, altra trasmissione, ma altri titoli importanti, che però sarà altra trasmissione, i morti sul lavoro, non ne parla più nessuno. Beh, eccolo, adesso l'hai Vai. coinvolto, vai. Anzitutto non mi sono permesso prima di intervenire perché era un ragionamento di persone che più di me hanno vissuto Gino Falleri. Io, grazie a Roberto e Luigi, diciamo,
diciamo, in un'altra parte della mia vita, quando mi occupavo di politica, ebbi l'opportunità con loro di conoscerlo. Quello che mi colpì di quell'uomo era la capacità di andare oltre le condizioni che notavamo in quei momenti. E quindi lui aveva capito già, eravamo in un momento storico molto importante, quali potessero essere i problemi del sistema politico regionale e comunale rispetto al dato nazionale. E mi colpì questa sua lungimiranza ogni volta che avevo occasione di incontrarlo venendo alle trasmissioni che loro facevano e quando mi attribuivano l'onore di poterci partecipare. E incontravo quest'uomo, mi piaceva parlare con lui perché aveva un passo diverso. E non dimenticarti che lui è uno di quei 5.000 che è venuto nel tuo teatro, sì, quando stavi concludendo la campagna elettorale. Non volevo dirlo per una forma di rispetto, però è stata una parte bella della vita, quindi condivido quello che è. Se posso dare un input a Manuela anch'io, rispondigli e accetta, perché è una sfida che qualifica il sistema. Ma lei ha detto che prima di un tot periodo non dà liberatorio. Vabbè, insomma, noi siamo decisi tra lei e Ronaldo. Adesso vediamo che cosa... Non possiamo che mettere fascine in cascina, però per il resto c'è. Ma lei ho capito perché Manuela ha detto no, perché poi le donne vogliono comandare. Lei, siccome ha citato Ronaldo, lei dice: io non voglio fare la cheerleader dell'ordine. Voglio fare la vicepresidente. Roberto non l'ha ancora capito. Hai capito? Perché dice: io non voglio fare la cillette, voglio fare la vicepresidente. Potrebbe farla con l'amico tuo presidente. Come no? Io immagino che Roberto, da quel gran cavaliere, da uomo di vecchia data che è, non avrebbe cederebbe il posto. Ma ti dico di più, questo forse entro nel metodo che non dovrei, ma lo dico perché per il bene anche di Manu. Lei sta tentennando veramente sulla sua candidatura, perché sta pensando, è un momento particolare per i genitori e lei vuole poi prendere decisioni che dice non so a chi dedicare. Dunque sta pensando seriamente a questo, e quando lei si sentirà tranquilla e sa quello che come andranno le cose, gli auguro tutto il bene del mondo per i genitori, deciderà tranquillamente. Grazie Roberto. Fabio, devi finire prima di chiudere la puntata, devi finire di rispondere a Peppino Vecchio, che ha fatto una domanda estremamente articolata. Facciamo un'altra puntata. Una domanda di Vecchio, rimaniamo, dai, un'oretta, dai. Facciamo un'altra puntata. Ma no, il problema è ampio, Peppino, e tu lo sai lo sai meglio di me, non può avere un'unica soluzione. Oggi noi abbiamo un problema grande, che è quello di far competere l'Italia. Per far competere l'Italia bisogna fare delle scelte che la politica, per come è messa in questa fase, non è in grado di fare. E te lo dice un uomo che un po' di politica l'ha fatta, io ci capisco pochissimo, i fatti l'hanno dimostrato, però per quel poco che ci capisco io... Purtroppo hanno dimostrato l'inverso, no? Perché tu ti sei trovato dentro un meccanismo perverso. Però quello che voglio dire... C'è un dato, e questa è una provocazione che rivolgo al sistema dei partiti, e rispondo alla tua domanda attraverso questo passaggio. Oggi mi pare che i candidati a Roma sono 22, se non vado errato. Esatto. 22 candidati sindaci, significa che la politica non è più in grado di fare sintesi, e se non è più in grado di fare sintesi non può fare programmazione, né di area vasta né di area limitata. Non può fare buona amministrazione, non può fare quelle scelte che al sistema paese necessita. Dopodiché Draghi è l'unica carta che ci potevamo giocare in questo momento, altrimenti l'Italia, con tutto quello che ha attraversato nella pandemia, con l'impreparazione, ma voi ve li ricordate qualche settimana prima di Draghi quello che c'era in Italia e quello che si faceva in Italia in quel momento? Ecco, allora indubbiamente Draghi ha fatto quello che doveva fare in quell'occasione, come quando ti commissari ad un sistema, no? Dice: qui ci metto questi 5 di cui mi fido e cerco di fare una cosa, e con gli altri cerchiamo di discutere. La difficoltà del discutere sta proprio in quello in cui assistiamo in queste ore, tanto per fare un esempio, no? Ma che senso ha la polemica che si porta avanti sul Green Pass, Novax? Che senso ha?
Cioè, io lo dico, non mi nascondo, io sono stato sempre un uomo che ha avuto delle idee ben chiare, ma mi domando che senso ha. Oggi, se quello è uno strumento che consente al sistema di ripartire, e se dobbiamo ripartire, perché se no le tasse vanno pagate, perché se no il sistema salta, quello che ti hanno anticipato in qualche modo dentro bisogna rimetterci, se no il sistema salta. Allora, bisognava forse fare una serie di scelte in questa fase un pochino più concrete, anche da parte della politica. La politica non doveva dare la brutta immagine di se stessa che ha dato a Roma con una pletora di candidati e con l'incapacità di fare sintesi. Se poi dopo il voto dei cittadini deve essere usata come una forma più o meno edulcorata delle primarie, allora non mi interessa più. E se non interessa a gente che insomma l'ha vissuta, c'è cresciuta, come può interessare alle generazioni di oggi che hanno esempi e valori di riferimento completamente diversi? Questa è una domanda che questi che io sono originario dei Castelli Romani, quindi Certo. Burino, quando dalle mie parti, quando uno non capiva niente, si atteggiava uno che capì, si definiva capiscione. Allora, tutti questi capiscioni del centrodestra e del centrosinistra che hanno creato di fatto questa situazione dovrebbero riflettere con un dato: quello che uscirà da Roma sarà per l'ennesima volta una classe dirigente incapace di governare la prima città d'Italia, perché voglio ricordare a tutti che Roma è la capitale d'Italia. Chiudo provocatoriamente, prossima trasmissione, ma la decostruzione dei partiti che è stata voluta dopo la caduta del muro di Berlino, Fukuyama diceva è finita la storia, però oggi ti porta ad avere per una rappresentanza che si dice sia la prima poi nel paese, due sindaci improponibili, Assolutamente. uno a Roma e uno a Milano. Questo a Milano addirittura chiede i quattrini per fare la campagna Assolutamente. Vabbè, elettorale. non possiamo entrare nel merito No, della però, campagna no, ma io elettorale. faccio il discorso, no, il discorso della Sì, rappresentanza e ok, della ma possiamo. rappresentatività che Ma ha l'ha detto. introdotto Ma la. Fabio Desideri, proprio perché, attenzione, che altrimenti, chiudo provocatoriamente, arrivano i colonnelli. Ma quando tu vai al voto con 22 sindaci, e questo è il minimo, perché ci sono stati anche nel passato, Beh, 22 no, però 22 no, sempre. Ma Sì, poi ma ci sono state, 22 ma no. poi le liste, Ah, ragazzi, beh, le non ci dobbiamo liste. spaventare del numero 22, No, 21 no, o perché 10, ma è sempre stato il sistema che è stato balordo, certo. perché non c'è voto, ma tu mi insegni che neanche al voto più insignificante, questo è proprio una tabella di marcia che funziona politicamente. Se io devo prendere quel 2%, quell'1%, perché potrebbe diventare l'ago della bilancia e dunque di conseguenza forma di ricatto. Questa è la politica che forse gli italiani, se pensassero, ma non perché non lo fanno, pensassero senza l'influenza dei media a certi livelli, Mainstream. beh, sarebbero molto più liberi di capire bene e decidere. Però purtroppo è un sistema vecchio, balordo, antico, però io ormai da 68 anni lotto contro questa cosa, ma penso che rinuncerò, forse sarà per un'altra vita. Allora, i nostri ospiti hanno toccato dei temi davvero interessantissimi, temi che riguardano non solo le nostre tasche, perché abbiamo parlato proprio di piccole e medie imprese, dell'economia, ma anche il nostro cuore, cioè dell'andamento dell'Italia, del Made in Italy, che purtroppo non si riesce a far decollare. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Roberto Rossi, consigliere dell'Ordine Grazie a voi. Regionale dei giornalisti, Desideri, Fabio, Grazie, grazie a presidente voi di tutti. Confimprese World, il nostro opinionista Peppino Vecchio, grazie, Grazie a grazie per voi. essere con noi, ovviamente Luigi, Grazie, esatto, grazie per la co-conduzione, grazie. Beh, per ci essere mancherebbe. sempre molto propositivo negli argomenti, Ci proviamo, molto appuntamento a molto venerdì prossimo. appuntamento a venerdì prossimo, E grazie per da essere qui stati però con in noi. poi, visto che abbiamo introdotto il sistema del voto elettorale, però giornalistico,
Ne vorrei riparlare poi se durante tanto Ma manca nel un mese. prossimo ne Manca un mese, riparleremo. sperando che quasi addirittura d'arrivo abbiamo convinto la Ma magari Biancospina. facciamo venire anche l'amico Maurizio Come? Pizzuto. Deve esserci Maurizio Pizzuto, è vero, deve. Benissimo, una delle prossime puntate sarà dedicata proprio all'elezione dell'Ordine dei Vicepresidente giornalisti. Emanuela Grazie Biancospino! Se no dicono che la tua lista ti fanno il Me Too perché non. E come no? Come no? Come no? Manuela for Peppino vicepresidente. Vecchio è sempre Ma io straordinario. Grazie Peppino Vecchio lo per il suo porto nel cuore entusiasmo. perché abbiamo vissuto anni stupendi. Stiamo parlando veramente di oltre 30 anni fa, 40. E dunque per me, Peppino, io sono abituato a queste sue scenografie perché lui è molto furbo. Sì, ma è molto e mi televisivo, fa, Peppino sa che no, mi fa questo veramente attira piacere. Io proprio infatti i lo voglio cittadini. perché lui sa come la gente vede e pensa. Dunque cerca di convincerla con le sue maniere che sono le uniche ancora valide, quelle di dimostrare e dire le cose come stanno alla Ecco gente. perché Peppino può essere uno della voce dei cittadini, Ma uno dei cittadini lui che sarà dà una voce voce alla importante anche del TV. gruppo Gino Fallari 2.0, Assolutamente. perché non è che noi finiamo con soltanto l'elezione dei Ah, giornalisti, poi ci certo. saranno Il le gruppo nomine, ci continua, saranno le ovviamente. commissioni, ci saranno i posti in casaggio, i team impingi, ci sarà tutta una ristrutturazione dove andremo a cambiare, se è possibile, tutto il sistema. Luigi, questa è una trasmissione che vuole andare avanti fino a venerdì. Assolutamente. Non abbiamo detto fino a venerdì. No, Venerdì sarà la prossima facciamo il puntata. messaggio che ha detto Luigi. Allora, invitiamo ufficialmente Maurizio Pizzuto a Venerdì rappresentare i prossimo. professionisti qui, Assolutamente sì. Va bene. Benissimo. Allora, grazie per essere stati con noi e ci vediamo venerdì con un'altra puntata piena di energia, di vigore e di argomenti ovviamente Ma interessantissimi per probabilmente tutti voglio noi. dare anche un'altra Non notizia. finisce mai. Guarda, pure lui, pure Fabio No, la sua, e poi ci fermiamo perché altrimenti facciamo troppo tardi, andiamo troppo avanti e rubiamo spazio. Che questa trasmissione potrebbe diventare trisettimanale, o meglio, 3 volte a Ma settimana. perché tutti i cittadini ci possono scrivere, Ma possono sì, proporre anche perché degli gli argomenti sono argomenti. tanti, Io mi perché gli argomenti sono argomenti, sono tanti. Che noi abbiamo esatto. fatto 1 ora e mezza di trasmissione e è rimasto fuori. Sono rimaste fuori la maggior parte delle domande del copione, della Volevamo andare scaletta. avanti ancora credo, Per un Basta altro che la un'oretta e gente a casa mezzo. non si è annoiata, dunque quello Certo. è lo scopo nostro. Dunque, gli argomenti. Scriveteci sulla pagina Facebook La Voce TV e riguardateci su YouTube La Voce Televisione. Grazie per essere stati con noi. Canale Questa volta 298 del digitale E sai terrestre. che io a Cervelli lo vedo al 763. 763 Sì, lo nella so. zona di Cervelli, Ma è quello quello che da abbiamo detto. Dispoli e tutto. È quello che abbiamo detto Perfetto, prima, chiusura Berlusconi, e ci il gioco vediamo delle venerdì locali. prossimo. Grazie per Chiudete, non essere vi stati preoccupate, con io e noi. Peppino seguiamo a parlare. Arrivederci. Non sei proprio oggi capito, sei